Benvenuti in Luganega Navigator 2012. I vostri fidati conduttori Luca e Zanna vi faranno scoprire cose che voi olgiatesi non avete mai immaginato. Navi in fiamme presso i bastioni di Rongio, raggi B balenare presso le porte di via Cappelletta. E tutti questi suoni andranno persi nel tempo se non seguirete il vostro navigatore di fiducia. È tempo di partire. Imposta la destinazione. Natalissimi e le storie tese. Salta su, ma non è il cibo.
cibo che mi manca, mi volete tutto felice e brufo. Quello che mi manca è qualcosa, è un po' di affetto, che ne so, calore umano, insomma un po' di quel buon ton, una frase gentile, come un augurio, una roba tipo auguri tantissimi, bravo, natalizissimi, carissimissimi, vedi che si è arrivato. Auguri ai simpatici e agli antipatici, invece no, invece no, giusto. Buone feste lunghissime, possibilmente lunghissime, e vacanzissime, panettonissime, tutte cose bellissime, ricercatissime. Come si fa? Come si fa? Come si fa? Troviamo il sistema. Vuoi fare un buco dentro al ghiaccio per vedere le belle foche che si immergono nel blu? No, no, le belle foche se ne spazzolate tutte più zio bianco. Vuoi grattarti contro un pino così cascan dei pinoli che altrimenti restan su? Sì, come no, così a Natale mi tocca mangiare pacchi e pinoli. No, no, guarda, ho capito che devo pensare ancora a tutto io, ma ho in mente una sorpresa, una sorprendente. Panettone enorme di 300 metri quadri, con all'interno un monolocale, con annesso vano cottura, così dopo il brindisi ci facciamo un bello spago, olio, olio e canditi. Dai, fate venire anche a me alla grande festa, allora, questa sera nel monolocale dentro nel panettone. No, ti do una possibilità, se pulisci veramente tutto bene, ma a prova di polvere, voglio controllare dappertutto, ti faccio venire mezz'oretta alla festa. Mi impegnerò al massimo. Okay, però quando sei dentro... Te lo prometto, Fasio. Non mangiarmi il panettone da dentro che crolla. No, no, fidati, fidati. Auguri tantissimi. Odio l'aglio. Natalizissimi. L'alimentazione c'ha il suo perché. Auguri ai simpatici e agli antipatici. Invece no. Già che c'è il problema degli antipatici. Ci penserò. Ecco, bravo, pensaci te, che io devo andare a mettere a posto che c'ho tutta la brughiera in disordine. Mi fai piangere. Ah, ma qua è il volume, ma va, va. Imposta la destinazione. Ambasciata americana a Roma. Taxi! Mi sono accorta che non ho fatto il volo. Preston, ambasciata americana. Au volant sopudente, with tremendous man, nel traffico sono una bitch, che rispetta la striscia, tra. Perché si è fermato? Ho fretta, le ho detto ambasciata americana. Beh, scusi, lei non ha precisato, io modestamente ho una certa cultura e di America ce ne so due, una da sopra e una da sotto, America del Nord, America del Sud. Mi scusi, sa, ma lei sta parlando con un tassista, non con un venditore di palloncini. Non so se mi spiego. Ma per favore, quando si dice ambasciata americana, sono Stati Uniti, no? Sono Stati Uniti? Quanto? Ma chi? Le due Americhe, del sud e nord, hanno unito, hanno eliminato i stretti di Gibilterra? Ma, senta, io ho una fretta pazzesca, le ho detto ambasciata americana, Stati Uniti, via Veneto, va bene? Ah, via Veneto, quella di Fellino, la dolce vita, il vitellone, la bella epoca, dove c'è Muberg che fa i bagni dentro la piscina di Trevo, capite, capite, va bene. Allora, da qui deve andare verso la stazione, hai capito? Ho capito, non c'è problema, no problem, alla stazione, perfetto. C'è la prima che è creato un po', cioè mi scratuccia un po'. Al volante so potente, tra, guido tremendamente, tra, in 6 secondi supero e 100, tra, sono maestro di sgumamento, tra. Guardi, dovrei farci una confidenza. Non sono molto pratica della città perché questo è il mio primo giorno da tassista. Però devo dire che sulla pianta studia tutto. Ma guardi davanti, per favore! Calma, io faccio il mio mestiere, lei faccia il suo, quello della clienta.
Dicevo che sulla pianta ho guardato molto bene la città, solo che una volta sceso dalla pianta non ci ho capito più niente. Ho chiesto consigli anche a questo, questo è un pastore marmano, molto, molto pratico delle vie della città, solo che è pratica della maremma, come è arrivato a Roma non ha capito più niente, è un cane fuor d'acqua. Dunque, come dicevo, pandà in via Veneto, mi ha detto di passare una stazione, quale stazione, scusa? Ma come quale stazione? Come quale stazione? Roma è piena di stazioni, c'è Tiburtina, Trastevere, Ustienza, Tuscolana, senza contare tutte le stazioni della metropolitana. Mi dica quale stazione intendo, per piacere. Stazione Termini, la conosce? Allora lo dico chiaro e tonto, stazione Termino, sono mica un medium che posso immaginare tutto. E mi può dire la strada, perché c'ho un attimo di smuttamento mentale e non ho... Insomma, stazione Termini, vicino Piazza Esedra, per favore. Ah, Piazza Esedra! Poteva dirlo subito, no? Capisco, conosco, una bella piazza, molto verde, piena di rambocando, bello, bello, molto rustico, conosco. Piazza Esedra, no Esedra! Vabbè, stessa, stiamo a cercare il cavallo nell'uovo. Guarda che poi se arriviamo in ritardo e peggio per lei, non dica che è colpa mia. Guarda che gente che devo caricare io, arde. C'è posto sulla sinistra, perché non passa? Perché lì sto sulla mia corsia preferenziale. Guarda la striscia, guarda la striscia, ma guardi? Ah, ce li hai gli occhietti, ce li ha? Se non va bene scendi, dimmi come faccio, metti il piede in testa da questo terroncello d'Oriente. Hai detto? Hai detto? Ripeto? Ma che capisco tutto, sono internazionale, il taxi è giallo, da tanti cinesi che ho schiacciato, levati di merda. Ma per favore! Qua dove la rompi il ballo, questo? Milioni di nanette, cuzzurri, brulicanti, pulsanti, fanno i sbandamento per la città, i cesti cavalletti, ci invadono! Ma che tesori, i mortacci tu, tesori! I mortacci tu a me, mi ha detto. Dracula, hai trovato il sangue per i tuoi tend. Vieni con me, scendi, te lo faccio ciucciare a quello. Sembra un po' spruffancello. Quanto che ti ho portato? Guarda qua la sorpresa, surprise. Sentami a me, guarda che il mio cane è bianco di pelo, ma di dentro è incazzato nero. Stai attento. Questo si chiama Dracula, al posto della cuccia una bara con quattro candelabri di fianco. Scusa se è poco, scusa se è poco. Ma non si metterà mica a litigare adesso? Fretta, la vuol capire! Io litigo con questo, io a questo lo apro in due, ci tiro fuori i budel e me le mangio, mi nutro dei suoi visceri, io a questo ci mangi i visceri. Dicevo... Stavo dicendo che andiamo a mangiare in un ristorante dove fanno benissimo interiora, fecatini. Vuoi venire a mangiare? Noi stiamo andando, se vuoi venire, ti amo Traculetto. Venga, ci segua con Pullman, ci segua. Some directions, nights. Some nights I stay up, cashing in my padlock. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. What do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore.
mother out for this. I miss my mom and dad for this. No, when I see stars, when I see stars, that's all they are. When I hear songs, they sound like the swan. So come on, come on, come on. Well, in the calm she call off, man, I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things that can come from some terrible lies. Direzione Ciao Belli. Ciao Filippo. Dove vai? Dove vai? Amica mia. E sono bello, eh? A passeggio con tua zia. Testo per adesso. Perché poi ridi tu quando ti si accosta un su. Ah, ho capito, esatto, hai capito, ok. E tira giù il vetro e sai perché. Lo so, lo dubito più che altro. Ti fa quattro complimenti, poi ti chiede quant'è. Adesso il giro del traino è proprio tutto sudato, sai? Oh, oh, oh. Ah, ah, ah. I, oh. A caso le vocali? Oh, oh, oh. Io non sono come tutti quelli che hai conosciuto. Ne passati belli e brutti, ma nessuno ti ha colpito. Anche tu sei un po' speciale. Sento che hai qualcosa in più, una sporgenza non normale, dalla cintura in giù. Vabbè, dai. Io spero che sia la tua gamba. No, mi sa che non è la gamba. Tu rispondi, cozza è l'anagramma. Cozza. Ora non mi dire
Ed ora andiamo a vedere cosa stanno combinando quei furbacchioni dei nostri politici. Ah, uso la parola furbacchioni per non risultare offensivo. Navigator, destinazione Montecitorio. Onorevole, cettola qualunque! I have no dreams, ma mi piace un filo! Cazzo, cazzo! Bentornato, però... Bentornato. Per fortuna che un pilo c'è. Devi sapere sì. che quando 5-6 anni fa mi sono avvicinato alla politica, sì. mi sono sentito dire da più voci, eh. ma non sarà esagerata questa ossessione del politico per il sesso, non è credibile, non è realistica. Vabbè. Ormai il problema è che mi sento un moderato ormai. Sì, ho capito. Rischio di diventare un esempio, va. Infattamente c'è filo in Danimarca, ma anche in Italia un cugionia, eh. Questo è vero, va bene. Come, sì, va. Va bene. Cari amici elettori e piegatamente e chinatamente amiche elettrici, stasera parliamo di giovani. I giovani sono il nostro futuro e di loro ci dobbiamo occupare. Sì. Magari quando avanzano 5 minuti a tempo perso, ma, no, ma ce ne dobbiamo occupare. Ma come è tempo perso? Scusi, i giovani sono la priorità, i giovani, scusi. Se lo ripeto per chi si fosse perso le puntate precedenti, sì. i giovani sono un problema e non una risorsa. Ma non è vero, dice ogni volta, ma non è così. Comunque mentre io il consiglio lo posso dare. Bravo. Principio numero uno, cari giovani, sì. entrate pure in politica, ma usate sempre il preservativo. Questo l'ha detto già altre volte. No? Ma soprattutto mente... Cari ragazzi, sì. anche con l'altro sesso usate sempre delle precauzioni. Ecco, chiariamo il concetto perché è molto pericoloso. Pagate sempre dopo. No, ma scusa. È molto importante questa cosa. Ma lei è un mostro. Basta complimenti, veramente. Mi vuoi far arrossire? No. L'amore innanzitutto niente, è comunque mente un pensiero speciale. Sì. Come abbiamo visto, non può non andare ai giovani che hanno fatica ad entrare nel mondo del lavoro. Sì, ne abbiamo parlato spesso, del tema dei temi questo. Esattamente, i giovani trovano il mondo del lavoro invalicabile, chiuso, sbarrato, e per entrare devono forzare, magari una serratura, ma come? Una saracinesca, okay. una porta blindata. Il messaggio deve essere chiaro e inequivocabile. Ragazzi, state molto attenti. Ma come? State in che modo? State attenti, state correndo un grosso rischio. Spessatamente ci sono delle telecamere che vi riprendono. Ma è un'istigazione a delinquere questa, non è un consiglio, scusa. Tu dici che sabotare le telecamere no, non può non andare bene. Ma no, ma non parlavo, ma non parlavo di quello. Non può, sabotiamo le telecamere ma a questi casi. Dica qualcosa di più di serio a questi ragazzi. Dammi tempo, adessamente affrontiamo il problema della scuola. Sì. Effettivamente c'è la crisi della scuola, sempre più giovani abbandonano la scuola. Sì. Come si può risolvere il problema dell'abbandono scolastico? Questo, dì una risposta. Non andateci proprio! Se non ci vai mai non l'abbandono! Cazzo, cazzo! Oh, questa è politica moderna! E poi la scuola è una perdita di tempo, se hai qualche soldo da parte, se risparmi sulla paghetta o su qualche estorsione, un diploma o una laurea te la compri sempre. Cosa sta dicendo? Cosa dice? È impossibile, signori, che per comprare una laurea chiave in mano ci vogliono 50.000 euro. È chiaro che piuttostamente un giovane si compra una BMW, oppure il resto lo spende in incontri serale, va? Bisogna rilanciare il mercato. E poi mentre c'è il dramma dei drammi. Sai qual è il dramma dei drammi dei giovani? La droga. La droga. Vabbè, la droga. No, vabbè, la droga. Questa cosa della droga, sì, la droga non mi piace, si attenti alla droga e è una frase sensata, scusi. Sì, vabbè, allora attenti alla droga, non comprate sempre dal primo che capita, comprate solo da gente di fiducia. Ma che sta dicendo? Istituzionalmente parlando, il nome di qualche collega ve lo posso dare io. Ma adesso non lo faccia. Non ci sono problemi, la droga, vabbè. Non si scherza, su questo non si scherza. No, parlavamo di drammi. Ma veniamo al vero dramma dei drammi, la vera calamità delle nuove generazioni, sì. non la droga, ma l'entusiasmo. Come l'entusiasmo? L'entusiasmo è la vera malapianta. Ma sei la caratteristica numero uno dei giovani, l'entusiasmo. L'entusiasmo è dannoso, un giovane entusiasta può fare danni incalcolabili, cazzo cazzo. Mi rivolgo ai genitori, se vostro figlio è entusiasta, bloccatelo, minacciatelo, fagli capire che non ha speranza, prima lo sa e meglio è. Questa non gliela posso far passare, ma cosa succede se uccidiamo la speranza, scusi? Facciamo un funerale, ma che desaccio. La speranza, la saluto, ciao la speranza, ciao la speranza, ciao la speranza. Ciao, quando la vedi salutatemi anche fede e carità, ciao la speranza. Ma lei però... Scusi. Ciao fede e ciao carità, sì.
ma lei ce l'ha una coscienza? Cioè, dire, cosa le dice la sua coscienza? Prima la saluto, ciao coscienza, ciao. E poi ricorda Fazio, non contano le domande, ma le risposte. Bravo, allora cosa risponde alla sua coscienza? Un tuo culo alla coscienza, risposte precise alle domande dei cittadini. È il ruolo della politica moderna, cazzo. È la fine del mondo. No, è solo l'inizio, devi avere pazienza. Va? E infinemente una confessione. Voglio dirlo ai giovani che non cadano nella mia stessa trappola. Anch'io sono stato vittima di un ricatto, una brutta vicenda. Lei? Cazzo. Un ricattatore come lei, vittima di un ricatto? Esattamente, ma stavolta sono stato incastrato. Una donna che da parecchio tempo mi estorce denaro. Lei? Se in questa torbida vicenda c'è anche in mezzo una serie di concessioni, di favori, pranzi, cene, pulizie, ma soprattutto mente, favori sessuali. L'ha denunciata, spero? Finora no, perché è mia moglie. Ma prima o poi lo farò! In amore, nel conseguente pagamento, è vietato vetare. Per esempiamente, tu mi ami, io ti pago. Tu non mi ami, il tuo culo ti è tutta la famiglia. E viva l'amore, viva la libertà e legalità, e provvedimenti e tenibilità. Questa è politica moderna. Andiamo. Sul divano, una birra e via che si gioca a PES. Valdes, fumo un po' e dopo gioco a PES, accendo e dico oh yes, fumo un po' e dopo gioco a PES, se mi riprendo oh yes, fumo un po' e dopo gioco a PES. Oggi voglio stare sul divano collassato, frate passo solo dalla Champions League al campionato. Zio crossami la palla che rovescio, intorno a me c'è tutta la curva della PlayStation. Aspirano poi fanno cori e gesti tipo alle oh. Siamo tutti fuori messi tipo le oh. Sono un goleador, zio, il boss del turnover. Come a De Bayor, prima punta, numero 9. Dribblo finché scrocchiano le dita, frate tanto qui c'è birra e guida. L'antidolorifico per la partita, calcio champagne. Smarcato Neymar, pato gol profumato. Zio, Paco Rabanne. Compro e vendo giocatori da Nintendo, vecchia scuola. Sono re del mercato come Mino Raiola. Sono pronto al match, frate, io le dita coi tacchetti. Tu dammi solo una torcia, un amoretti. Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES. Pato Mexes, Messi Valdes. Fumo un po' e dopo gioco a PES. Accendo e dico oh yes. Fumo un po' e dopo gioco a PES. Se mi riprendo oh yes. Fumo un po' e dopo gioco a PES. Passo il tempo sul microfono e resto all'Xbox. Faccio yes, yes, yo, yes, yes, bro. La gila pula e nel posto senti come suona. Dedicato a chi ha il diploma eppure non lavora. Dedicato ai miei fratelli con lavori strani, tipo che iniziano la sera fino all'indomani. Per comprare nuove Nike e giochi della Play. Salotto 5 metri quadri, siamo in 26. King del divano, sto al caldo. Segno con Cristiano Ronaldo. Su sta poltrona sto talmente tanto che lascio il segno delle chiappe quando mi alzo. Slego il polso, occhio rosso, passo, il basso è una sberla, due tiri sull'erba, e penso di essere nella leggenda di Zelda. Baby rolla per me, lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES. Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES. Pato Mexes, Messi Valdes, fumo un po' e dopo gioco a PES. Accendo e dico oh yes, fumo un po' e dopo gioco a PES. Se mi riprendo oh yes. Fumo un po' e dopo gioco a PES. Scusa baby adesso no, questa notte faccio sport. E giuro che ti chiamerò, ma stasera proprio no. Ora non ho tempo per parlare, Jake e Gue devo dribblare. Sulla base di Don John, dal divano vado in gol. Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES. Pato Mexes, Messi Valdes. Fumo un po' e dopo gioco a PES. Accendo e dico oh yes. Fumo un po' e dopo gioco a PES. Se mi riprendo oh yes. Fumo un po' e dopo gioco a PES. Quest'anno, oltre che al divertimento,
abbiamo pensato anche alla vostra salute e benessere fisico. Pertanto abbiamo chiesto parere a un noto cantante che ci darà il suo consiglio su questo problema tipicamente femminile. Occhi molto aperti, restiamo lì a sedere e non sappiamo quando spingere o quando tenere. E la pressione sale nella regione anale, niente da fare, mi precipita il morale giù. Cos'è che mi impedisce di evacuare tutti i dì? Cos'è che fa da tappo e mi fa stare male? Cosa si prende? Come si fa? Cosa metto nel sedere? Clisteren. Mi son purgato ieri, l'han visto anche gli alieni. Resta il mistero collegato a un certo buco nero. Ho chiesto anche a Bigazzi e pure alla Marcuzzi. Mi ha risposto: se non caghi sono cazzi tuoi. Cos'è che mi fa stare tutto il giorno sul WC? Cos'è che più somiglia a un parto naturale? Cosa si prende? Come si fa? Cosa metto nel sedere? Clistere. Dieci ragazze per me possono bastare. Classico, diciamo, eh. Sì, sì. Dieci ragazze per me. Io voglio festeggiare. Mi piace. Capelli biondi da carezzare. Così, romantico. Giù al bunga bunga posso pure morire. 20 ragazze per me e una per il Fede. Bravo, così. Una la voglio perché è igienista dentale. Dopo la voglio mandare giù al consiglio regionale. Detto e fatto, un attimo. Una soltanto perché c'ha 58 anni meno di me. E Crivio! 10 ragazze così che dicono solo di sì. Vai, stacco, coro! Vorrei sapere chi ha detto, Crivio, che ho pagato per quella là. Matto! Proprio matto, perché forse non sa che le ha pagate tutte le mora, bionda, rossa e mora, però mi girano i coglioni che alla fine sono i miei milioni. Bravo! Grazie. Bravo! Grazie! Gianluigi! Grazie! Chiamalo! Grazie! Vienilo occupato per un po'! Portalo via! Chiamalo! Portalo via! Direzione Alma Cubana. Sincero, da dove cresce la palma? Sono un ragazzo sincero. Da dove cresce la palma? E prima di morire io chiedo un verso puro dall'alma. Bianca, in giugno come in gennaio, coltivo una rosa bianca, perché l'amico sincero mi dà la sua mano franca. Chiaro, uno di un cremisi acceso, un verso è di un verde chiaro, uno di un cremisi acceso, è come un cervo ferito che cerca pace nell'alma. Guantanamera, Guaira Guantanamera.
il cuore e la mia vita è ferita. Per te che mi strappi il cuore e la mia vita è ferita. Coltivo una rosa bianca e non il cardo e l'ortica. Io sono un automobilista ed essendo un automobilista sono sempre costantemente incazzato come una bestia. E come se non bastassero già tutti gli altri automobilisti a farmi imbestialire, ci si mettono pure i pedoni. I pedoni. Che razza di categoria, cosa vuol dire pedo? Con questi piedoni vanno in giro a schiacciare le loro strisciacce pedonali, si lamentano perché parcheggio sul marciapiede. Dove dovrei parcheggiare? Stattene a casa, pedone. Fatti il corridoio su e giù 10 volte se hai tanta voglia di camminare. Fatti un pediluvio. Anche a me a volte capita di andare a piedi, ma mica sono un pedone, al massimo sono un passante, nel senso che passo il più velocemente possibile dal portone alla macchina, dalla macchina al portone, fine della mia esperienza pedestre. Invece ci sono i pedoni a tempo pieno. Per esempio c'è il pedone impunito che all'incrocio con tanto di semaforo attraversa. Per te c'è verde, per lui c'è rosso, perché mettiamocelo in testa, c'è il rosso anche per i pedoni, anzi soprattutto per i pedoni, perché noi ne faremmo volentieri anche a meno. Niente, l'impunito sta lì, attraversa, allora tu ovviamente ti avvicini, sei costretto a rallentare, lo guardi, lui ti guarda e sta lì. Che fai? Attraversi o non attraversi? Pensi di prendere una decisione nell'arco della giornata? Allora per sollecitarlo gli spari addosso gli abbaglianti, come a dire: attraversi? È la tua risposta definitiva? La accendiamo? Niente, l'impunito resta lì, ormai tu gli sei sotto. E allora ha l'intuizione geniale, ti fa, ti lascia passare, ma io te la trancio via la mano. Vai, ti fa. Che ci conosciamo che mi dai del tuo? Come quando vai nei negozi di jeans. Ciao, dimmi, ma chi t'ha mai visto? Io che non sono Gesù Cristo, non so dire non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. No, io penso devi ringraziare la Madonna che non ho il tempo di farti quello che vorrei fosse fatto a te. Ma peggio ancora
è il pedone incosciente, quello che come una furia senza preavviso, senza nemmeno guardare, si butta sulle strisce. Sono sulle strisce. Pensa che essendo sulle strisce è totalmente incorporeo. Sono sulle strisce, sono sulle strisce. È tuo dovere fermarti, prego. Io ho un 3000 benzina con compressore volumetrico e devo andare a velocità sostenuta costante, altrimenti il mio motore si imballa. Lo so che tu ti intendi solo di piedoni, ma questo è il mio dovere, ok? Niente, lui resta lì, impalato. Poi finalmente fa un balzo indietro, meglio per lui, e indignato, ironico, ti batte. Bravo, bravo, ti fa bravo. Cazzo, applauso. Non ti ho neanche preso e applauso. Grazie. Joele Dixa. Dal sottofondo lo capite da soli dove siamo arrivati. Bentornati nel Tempio Dance di Radio Luganega. Everybody just have a good time.
Every day I'm shuffling. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o drag é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você. Se você me olhar, vou querer te pegar. E depois namorar, curtição. E hoje vai rolar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, rolar, até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, rolar, que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você. Tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você. Gangnam Style. Imposta la destinazione. Michael Bublé e Shania Twain. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow, said I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days, may your days, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Sleigh bells in
Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be. Colgo l'occasione per ringraziare il cantante Tiziano Ferro, che con la sua richiesta di lasciare un pensiero musicale a voi, radioascoltatori, ha impreziosito questa copia di Radio Luganega. Raggiungiamolo quindi nella sua casa sul lago. Navigator, destinazione Bellano. La differenza tra me e te non è poi tanta, non si vede dal di fuori, però me e te ci distinguiamo per un piccolo particolare. Me e te è un'altra dimensione. Io ti guardo con invidia che ti spogli accanto a me, e guardo il mio apparato e il tuo apparato e penso che 33 è forse troppo per me irraggiungibile, la mia minchia mi fa perdere il sonno sempre, perché capisco che è evidente la differenza tra me e te. Poi mi chiedi come sto, se per sentirmi grande mi imbottisco le mutande, non fa bene, anzi fa male al genitale, vado col bidet. Oh 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 oh. Io voglio raccontarvi di un amico. Si chiama Pietro, è proprio un gran bel fico, però vi do questa notizia in confusione. Da poco ho scoperto che è ricchione, ora collego il fatto che mi si appoggiava e spesso alle mie spalle sussurrava piano: ciao, sono Pietro, resta pure avanti, io sto dietro. Io ciao, son Tiziano, scusa se mi fermo, poi mi chino che mi si è slanciata. Oh! My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you, and I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do, but someday I will find my way back to where your name is written in the sand. Stay in my brain, 'cause I remember every sunset.
My soul is broken, streets are frozen. I can't stop these feelings melting through. And I'd give away a thousand days, oh, just to have another one with you. Baby girl, where real life can wait. It can wait. We're crashing like waves. Yeah. We're playing in the sand. Someday I will find my way back to where your name is written in the sand. Bring it back. Direzione amici miei. Lei ha clacsonato. Tu ha clacsonato? Io no. Ah sì, ho appoggiato appena il gomito. È un clacson sensibilissimo. Basta toccarlo, vede? Anche col gomito. Certe volte lo sfioro appena così. Non è possibile. Come no, prova. Fa un po' vedere. Davvero? Questa? Il mio invece è duro. Per farlo suonare bisogna... Ma che fa? Scrive. Provi anche lei. Basta la punta d'un dito, vede? Terapia tapioco. Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scribai con Pefalina. Come antifurto, per esempio. Ma che antifurto? Mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un sintrometta. No, aspetti, mi porga l'indice, eh? Lo alzi così, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Vice sindaco? Beh, basta, così, mi seguono al commissariato, prego. No, attenzione. No, ma se ne sono faltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza. Se no, posterdati per due, anche un pochino Antani, prefetture. Senza contare che la supercazzola brematurata ha perso i contatti col terapia tapioca. Dopo... Che succede, Paolini? No, nulla, buongiorno, signor Necchi. Buongiorno. Ciao. Questi signori hanno voglia di giocare. Ciao. Ma che sono amici sua? Ma certo, Paolini, suonavano per avvisarmi, via, abbia pazienza. Solo due polpettini, così... Paoli, non vorrà mia fanno una questione. Pia, lei è sempre stata una persona ragionevole. Oh, bello, è capito, si farà finta di passare da bischero. Bravo, Paoli, bravo.
Senti, Necchi, tu non ti devi permettere di intervenire quando io faccio la super cazzola. Se non c'ero io, mi portava tutti via con i carro attrezzi. Ma quale carro attrezzi? Ma cosa dici, coglioni? Ha visto come ci stava? Sì, sì. Il gioco stava funzionando perfettamente, ce l'avevamo in mano. La fava ci avevate in mano, come se fosse la prima volta che vi scoprono. Ma quando mai è successo? E quel capomastro che ti ruppi il naso? Il 21/12/2012, alle ore 12:15, i Maya avevano predetto la fine del mondo. E invece siamo ancora qua. Maya? Allora, la mia viola vuole fare tanti auguri di Natale a tutti. Buon Natale a tutti! Tanti auguri per l'anno nuovo. Per l'anno nuovo. Tanti auguri per l'anno nuovo. Buonanotte a tutti. Fai anche tu un buon piccolo Natale, spingi il cuore su, d'ora in poi stai fuori dai tuoi guai, se puoi, se vuoi, poi fai anche tu buon piccolo Natale. Tieni il mare giù, dopo un po' finisce anche un momento, no.
c'era già e non vorremmo mai andasse via. Tutto va, ma stiamo ancora insieme. E se Dio vorrà, quella stella che ci guida da lassù, ci porterà un piccolo Natale in più. Che siamo ancora insieme, quanto poi chissà. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Il nostro Luganega Navigator, tra una canzone e una risata, ci ha portato dritti di fronte a una capanna. È nato il Signore e questo è il nostro modo per augurarvi un sereno e felice Natale. Il viaggio però non finisce qui. Ognuno si imposti la sua prossima destinazione e... Felice Natale a tutti! Io intanto vado a mangiarmi pome kudegit. To the sound of silence, the cars were cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtains, and heart like the 4th of July. You swore and said, we are not shining stars. This I know, I never said we are. Though I've never been through hell like that, I've closed enough windows to know you can never look back. If you're lost and alone, or you're sinking like a stone, carry on. May your past be the sound of your feet upon the ground. Carry on, carry on, carry on.